Allora, noi in precedenza, quando abbiamo passato quel periodo molto difficile, ci sono state anche delle buone prove dove non abbiamo portato punti a casa. Questa volta ci può essere poi la partita dove la squadra non si esprime in maniera eccezionale, però rimane con equilibrio dentro, è vogliosa per tutto il tempo e di conseguenza poi può prenderci vantaggio in base all'individualità che ha. Per esempio il gol di Batista a Torino, ecco. Poi non vedo dove possa essere poi la fortuna sfacciata o l'inganno in questo caso qui, ecco. Noi siamo una squadra che sa che deve esprimersi in un certo modo e che deve soprattutto ricercare poi di vincere qualsiasi partita. È chiaro che in base all'avversario, in base al momento, poi tu puoi trovare delle squadre che ti creano dei problemi, ci possono essere poi degli abbassamenti poi di intensità proprio dalla squadra stessa, come si diceva prima, però far vedere sempre questa ricerca costante del risultato. Noi abbiamo bisogno di fare risultati, deve essere una caratteristica della squadra. Al di là di quello che può essere poi il gruppo in generale, al di là di quello che possono essere gli episodi che succedono, noi dobbiamo fare risultati. Noi siamo un club che è a un determinato livello e che tutti quelli che stanno dentro, tutti quelli che vanno in campo, debbono sapere quello che ricercare, che è il risultato sempre, al di là di quelle che possono essere delle difficoltà momentanee dell'avversario. Quella deve essere una prerogativa della squadra, i risultati e, come dicevo l'altro giorno, si passa tutti dai risultati, i risultati e basta, non c'è altra cosa che a noi ci salvi, no, anche lì dentro, o si fa risultati, no, siamo rovinati. L'opinione è che mi sembra, che l'Inter, soprattutto nella partita con il Siena, abbia fatto di tutto per vincere la gara, perché quella l'ho vista anche attentamente e che non ci sia riuscito. Per cui casualità e bravura della Roma se poi siamo andati all'ultima giornata ad assegnare il titolo. Io ho sempre fiducia, no, poi qui bisognerebbe andarci a rifare discorsi di infortuni, non di infortuni. Io sono contento della rosa che ho a disposizione, ho fiducia proprio per la forza del collettivo, per quello che questo ambiente qui sa mettere poi a disposizione, a supporto di quello che è lo sviluppo del calcio giocato, perché ci sono molte cose positive dentro un ambiente così. Ci sarebbe la possibilità di perfezionarla ancora, la forza del pubblico e degli sportivi che abbiamo, ma è già un buon livello. E di conseguenza noi dobbiamo andare a fare i risultati anche con Diamutene, senza Panucci, senza una volta Totti, dobbiamo fare i risultati. E c'è Pradè che è lì con tutte le arti, c'ha Du Borse, sta mai dietro, nomi dappertutto, insomma, bisogna sentire da niente. A chi? No, noi stiamo pensando a quella che è poi quello che può essere uno scorrimento di queste ore che ci porteranno alla chiusura del mercato, ecco. Perché ci sono molti fogli dentro la borsa e ci sono tante cose che andranno buttate via dopo quell'ora lì, ecco. Grazie a voi.